Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo tutorial. Io sono Michael The Dude e oggi sono qui per insegnarvi a piegare la carta per fare questa lumaca in origami. È un origami semplice e occorre un solo foglio di carta quadrato. Bene, cominciamo! Prendete un foglio di carta quadrato ricavato da un foglio A4. E come prima cosa dobbiamo marcare delle linee che attraversano il centro in orizzontale, in verticale e per entrambe le diagonali. Quindi pieghiamo il foglio a metà da entrambi i lati. Riapriamo il foglio e ora facciamo le diagonali. Ora, una volta fatte tutte e due le diagonali, questa seconda diagonale non la riapriamo. Dobbiamo fare la base quadrato, quindi apriamo il foglio qui, invertiamo questa piega, quindi la pieghiamo all'interno, e invertiamo anche questa piega, quindi la pieghiamo verso l'esterno. E ripetiamo da questo lato. Ve lo rimostro perché sono stato abbastanza veloce in effetti. Comunque non è difficile. Questo lato diventa una piega monte e la carta va verso l'interno, e questa piega va piegata a valle, e ora abbiamo questo quadrato qui. A questo punto prendiamo il nostro quadrato con le parti apribili verso l'alto e dobbiamo prendere queste estremità una ad una e aprirle in questo modo. Come vedete si apre il foglio e questa linea deve combaciare con questa sottostante, quindi deve andare qui. Il risultato è questo triangolino. C'è un altro metodo per farlo, ora vi mostro anche l'altro metodo. Bisogna fare delle linee guida. Quindi giriamo il foglio e ripetiamo anche di qua. Tenendo la parte chiusa verso l'alto, prendiamo questo lato e lo portiamo al centro. E facciamo la stessa cosa con questo. Marchiamo. E poi riapriamo. A questo punto possiamo prendere questa aletta e aprirla. E avremo le nostre linee guida per la piega. Come vedete si piega proprio su queste pieghe. Prendete il foglio, piegate un'aletta e prendete l'aletta successiva e dobbiamo ripeterlo per tutte queste alette, quindi per 4 volte dobbiamo farlo. Ce ne manca solo una. Ok, arrivati a questo punto, prendete il foglio con queste parti verso l'alto e per cominciare prendiamo la sezione di foglio a sinistra e la pieghiamo a metà, quindi prendiamo questo lato e lo facciamo combaciare con questo qua centrale. E marchiamo. Una volta fatto questo, ripetiamo. Ciò significa che dobbiamo prendere ancora questo lato e portarlo di nuovo qui, quindi dobbiamo piegare un'altra volta a metà. Ora invece dobbiamo fare questo lato, è un po' diverso, perché non dobbiamo piegare a metà, dobbiamo piegare a un terzo. Come facciamo a farlo? Dobbiamo piegare in questo modo e regolare la posizione in modo tale che questa parte piegata
combaci pressappoco in grandezza con questa parte. Se non siete sicuri di quello che vedete, potete sempre piegare un po' di meno, perché poi dobbiamo ripiegare su se stesso, quindi se la piega è troppo lunga si incastrerà il foglio, quindi al massimo piegate un po' di meno. Quindi, come dicevo, arrivati a questo punto, pieghiamo di nuovo metà, quindi questo lato deve finire qui. E come vedete abbiamo questa struttura, qui abbiamo questo triangolo e qui ce l'abbiamo un po' più lungo. Ok, suonava male, ma abbiamo capito il senso. Prendete il foglio a questo punto e giratelo e ripetiamo la stessa cosa da questo lato. Quindi il lato di sinistra lo pieghiamo a metà e ancora a metà. E il lato di destra invece lo pieghiamo in terzi. Arrivati a questo punto, prendete questa aletta di sinistra e piegatela. E prendiamo anche questa e la pieghiamo. Insomma, dobbiamo avere questa parte di foglio. Girate il foglio e fate anche da questo lato, quindi prendiamo questa aletta di sinistra, la pieghiamo e prendiamo la seconda aletta di sinistra e la pieghiamo. Insomma, dobbiamo riavere la struttura come quella che avevamo prima di piegare i fogli. A questo punto dobbiamo ripetere la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima, solo all'opposto. Quindi questa volta la parte di destra la piegheremo a metà e ancora a metà, e la parte di sinistra in terzi, anziché la parte di destra e la parte di sinistra. Insomma, dobbiamo fare l'opposto. Se prima abbiamo piegato la parte di sinistra a metà, ora lo faremo con quella di destra, sia da questo lato che da quest'altro. Quindi prendete la vostra parte di destra e piegatela a metà, e piegatela ancora a metà. E ora prendiamo la parte di sinistra e la pieghiamo in terzi. Prendiamo il foglio, lo giriamo e ripetiamo, quindi la parte di destra a metà e ancora a metà, quindi a metà e poi a metà, e la parte di sinistra in terzi. Il risultato sarà questo. Ora dobbiamo prendere questi lati e aprirli, quindi prendiamo questo lato e lo spostiamo, giriamo il foglio e ripetiamo. Insomma, dobbiamo avere le parti lunghe all'interno di quelle corte. Come vedete, abbiamo questa specie di aquilone fatto in questo modo. Ora dobbiamo prendere questi lati all'interno, qui, come vedete, e piegarli, fare una piega all'inverso qui, in modo tale da fare una specie di becco, come per fare il becco della gru. Quindi prendiamo il foglio, lo pieghiamo, schiacciamo la piega all'interno e schiacciamo tutto. E ripetiamo anche su questa parte. Un momento che... Ok. Ma non trovavo la parte di foglio. Cercate di farli abbastanza simmetrici. La grandezza la decidete voi. Comunque, bene o male, è un paio di centimetri. E a questo punto dobbiamo prendere questa parte e piegarla. Solo che da questa parte c'è questo che ci dà fastidio. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piegare e inserirla in questo buco il più possibile. Quindi mettiamo la punta all'interno, spingiamo finché non si blocca e poi
pieghiamo il foglio, così, e ripetiamo anche da questa parte. Quindi prendiamo la punta, la inseriamo nel buco finché non smette di entrare, e poi pieghiamo. Ora, come vedete qui, beh, ok, questa antenna ha qualche problema, un po' spastica, però queste sarebbero le antenne della lumaca. Ora spingetele un po' verso l'alto per dare un effetto un po' diverso, per dare l'effetto giusto che dovrebbe dare, che dovrebbero dare delle antenne. Come vedete qui abbiamo una lumaca quasi finita. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questa parte di foglio e piegarla verso l'alto, seguendo come riferimento la fine di queste linee. Pieghiamo, marcate. E ora, mantenendo il modello così, dobbiamo aprire questa sezione in modo da creare un palloncino. Sembra complicato a parlarne così, però non è poi così difficile, perché come vedete qui abbiamo 4 estremità da questa parte e 4 anche da questa parte qua. Noi prendiamo le estremità opposte e cominciamo a tirare. Come vedete, comincia ad aprirsi. Potete anche non prendere le estremità opposte, potete prendere delle estremità e basta. Insomma, come vi trovate comodi. Non ci vuole un po' di pazienza. E allargatele tutte, finché non si forma un palloncino che diventerà il guscio della vostra lumaca. Ovviamente potete prendere una parte, poi tirare 1, 2, 3, sempre tenendo la stessa estremità, 4, 5, e poi ripetete con altri pezzi. E piano piano il guscio della vostra lumaca si formerà. Se non riuscite a farlo, tecnicamente si potrebbe anche provare a soffiare qui dentro, perché come vedete qui c'è un buco. Voi potete soffiare dentro e non, se avete lasciato un po' di spazio tra le pieghe così, e se soffiate abbastanza bene, dovrebbe gonfiarsi. Ve lo consiglio solo come ultima spiaggia, però insomma si può provare anche in questo modo. Una volta allargato tutto, aspettate un momento che rifinisco le ultime parti. Una volta rifinito tutto, abbiamo la nostra lumaca finita. Anche oggi il tutorial si è concluso, ma se volete piegare altra carta, ho preparato delle playlist apposta per voi, altrimenti eccovi dei link rapidi. Se vi è piaciuto il video potete cliccare mi piace e commentare, altrimenti se volete restare aggiornati su nuovi tutorial, non solo di origami, potete iscrivervi al canale. Da Michael the Dude è tutto per oggi, grazie per la visione, ci vediamo nel prossimo video!